Eccoci qui, bentornati! Continuiamo con la gara, passiamo al quarto prodigio di questa sera. E la categoria è canto classico. Questa voglia di cantare mi è venuta 5 anni fa, grazie a mia nonna. Mio papà mi dice che mi devo sempre esercitare e che devo dedicare molto a questa mia passione. Come si chiama tua nonna? Teresa, cioè la chiamano Teresa, però si chiama Carmela. Ma perché hai la mia non lo so. Quando ho visto il sicchio, le gambe hanno incominciato, stavano cadendo. Quando canto penso sempre a mia nonna, tutto quello che faccio lo vorrei dedicare a lei. Hanno inquadrato anche te nel filmato. Eri abbagliato, eri a bocca aperta, ti vedevo che lo ascoltavi con una dolcezza e con una serenità. Ma io sento la sua napoletanità, perché sono napoletano anch'io, quindi... Con questo piccolo sole mio che sì, ci sta aspettando. È una canzone cantata da tutti, cantanti classici e non, è stata il cavallo di battaglia di tantissimi. E devo dire che lui... con la sua statura riesce a proporzionarsi. A essere così forte. Va bene, allora ascoltiamo O Sole Mio e ce la canta Ciro Marra. Se lleva, no para.
Ciro Malla. Amore, guarda, guarda, mettiti qua, togliti questo microfono e goditi tutti questi applausi. Guarda quanta gente si è alzata per te, guarda. Guarda, guarda che pelle c'ho, toccami qua, Ciro. Che pelle c'ho, la pelle? D'oca. Ciro, ma tu sei un fenomeno. Grazie. Tu sei un fenomeno. Vero che è un fenomeno? Qual è la promessa che mi hai fatto? Che verrò a casa tua. Ha detto che la promessa viene a casa mia. Allora, Gino, t'ho chiamato Ciro, totalmente abbagliata da lui, ma sì, ci siamo, Ciro, Gino. Gino, che cosa vogliamo dirgli a Ciro? Beh, il palcoscenico lo tiene già, cioè, è già uno che ha una gestualità. Ora non so che... È bravissimo, piano piano diventerà ancora più bravo, chiaramente, perché i mezzi ce li ha. Ma la cosa incredibile è la sua gestualità. E la scioltezza che ha di stare sul palcoscenico avendo solo? 12 anni. Quanto? 12. 12 anni, capito? Ha già tutti i gesti straordinari. Eleonora, ti vedo con gli occhi sgranati. No, perché dall'inizio lo vedevo che era concentratissimo, non gliene fregava niente di nessuno, è entrato nella sua canzone. Ed è partito, sì. Perché lui è il sole, ce l'ha dentro, vero Andrea? Ma poi ascoltando la sua voce, quando va in alto, non sembra neanche la voce di un dodicenne, se uno chiude gli occhi, ha già la voce, il vibrato, bello, bello teso, molto bello. E le note basse, è chiaro che il diaframma è ancora piccolino. È tutto piccolino, che è veramente ancora però, piccolo. Però quindi il talento c'è, è intonatissimo, le note alte, bravissimo. Come dice Andrea, chapeau. Chapeau. Tu sei chapeau. Ciro, speriamo di vederci allora in finale. Dammi un bacio. Allora, noi proseguiamo con il quinto prodigio della serata. E...